Motore, partito. Buio in sala. Appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Salacadula, mi c'è cabulla, bibidi babidi bau. Eccoci qua, buongiorno a tutti, buio in sala di venerdì 22 giugno. E entriamo subito nel cuore della trasmissione perché abbiamo oggi tanti ospiti e tanti argomenti di cui parlare. E partiamo col cinema italiano. Insieme sono in collegamento il regista, o diciamo parte della coppia, e i Manetti Bros, che hanno diretto questo film Paura 3D che nelle sale, e Giampaolo Letta, amministratore delegato nonché distributore del film di Medusa, che ieri ha presentato il listino. E senza indugio la parola a Marco Manetti, che buongiorno, che so hai i tempi un po' contingentati, che hai un importante appuntamento. Ciao Giampaolo. Buongiorno a tutti, ciao. E cominciamo subito con questo film, è uno dei pochi film italiani nelle sale, e quindi bisogna tenere alto il, come dire, la tensione, e bisogna... La bandiera. Esatto, mi raccomando. Allora, raccontaci brevemente questo film. Dici a me? Sì. Sì, buongiorno. Questo è il nostro primo film dell'horror. È un horror che, con tutte le caratteristiche dell'horror, noi siamo convinti che l'horror è un genere molto estivo, nel senso che quando fa caldo uno un po' di brividi di terrore se li prende, si può godere il film in sala. Comunque è un film dell'orrore con Peppe Servillo, Francesca Cutti, Carlo Di Biagio, Lorenzo Petrotti, Domenico Diere. Parla di una storia di tre ragazzi che si inseriscono dentro una villa per fare un po' una bravata, per andare a godersi di una bella villa in campagna in assenza del loro proprietario, però non sanno che il proprietario, Peppe Servillo, il marchese Lanzi, nasconde un terribile segreto nei sotterranei di questa villa, e quando loro scendono nei sotterranei, diciamo che dal pomeriggio divertente iniziano a rischiare seriamente di perdere la vita, e alcuni di loro, almeno alcuni di loro, la perderanno. E qui mi fermerei, però, perché se no sì, racconto il film. No, ma in realtà non ho raccontato molto, sembra che ho raccontato tanto, ma... Se dovessi fare uno spot di questo film e convincere i nostri ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo, ci dai un paio di motivi per andare in sala? Ma appunto, i motivi per andare in sala sono quelli. L'horror è il genere più terrificante ma anche più divertente di tutti, e in un periodo estivo senza scuole, soprattutto per i ragazzi più giovani, andare al cinema a vedere un horror può essere un'esperienza molto divertente, soprattutto, come insegna il famoso video di Michael Jackson, Thrill, se uno ci va in compagnia di una bella ragazza, vedrà che senza fare troppi sforzi. Pronto? È caduta la linea, se riusciamo a riprendere il segnale bene, e intanto parliamo con Giampaolo Letta. Benissimo. Ciao Giampaolo, ieri opportuno intervento nel presentare il listino, il prossimo listino di Medusa, perché si era sparsa la voce di un ridimensionamento, di un trasferimento a Milano di Medusa, e invece ieri è stata l'occasione anche per precisare un po' di cose. Io comincerei da qui e poi andiamo ai film. Sì, ma assolutamente, credo che la giornata di ieri, presentando il listino, quindi presentando i film che saranno in sala da settembre in avanti fino a tutto il 2013, e presentando i risultati del 2011 e di questa prima parte del 2012, siano state, con fatti concreti e oggettivi, smentite ogni genere di, così, di supposizioni, illazioni, più che altro gossip, pettegolezzi del mondo del cinema romano, che piace, a cui piace tanto farli, ma assolutamente no pettegolezzi. Medusa c'è, ci sarà, è solida e impegnata come sempre sul cinema, e in particolare sul cinema italiano. Sicuramente
bisogna fare i conti con una crisi che è forte, che è profonda, una crisi purtroppo non solo del paese ma dell'Europa e ahimè anche di alcune parti del mondo, ma in particolare ha colpito l'Italia, e quindi bisogna cercare di rimodulare le proprie proposte, rimodulare i modelli produttivi, cercando di fare magari lo stesso numero di film, parlo chiaramente soprattutto dei film italiani, con meno risorse a disposizione. È una sfida, noi abbiamo lanciato un po' questo appello a tutti quanti, a registi, attori, sceneggiatori, a tutto il mondo del cinema, alle maestranze, alle associazioni di categoria, ai sindacati, perché ci si siede attorno a un tavolo per trovare dei meccanismi che consentano di abbassare i costi di produzione, consentano di, in una fase critica come questa, di affrontarla con diciamo in maniera costruttiva, in maniera scusami positiva. Giampaolo, se ti interrompo, perché abbiamo recuperato Marco Manetti. Benissimo. E questo appello alla sobrietà, sì, al contenimento dei costi, un regista, un autore, come lo sta vivendo? Allora, se ti interrompo Francesco, ma posso fare una precisazione in proposito? Sì. Ecco, il film dei Manetti è un classico esempio invece di come si possa fare un cinema nuovo di genere con tecnologie, perché parliamo anche di 3D, a basso budget. Quindi la domanda che sai per rivolgere a lui va benissimo. Lui voleva, ha già risposto però col film. È la dimostrazione, sono la dimostrazione vivente i Manetti Brothers che il discorso che facevamo si può fare, anzi l'hanno già fatto. Guarda, io intervengo, ci tenevo a intervenire, certo. Infatti sono entrato in linea sentendo Letta dire queste parole, e Letta appunto lo sa, perché noi siamo forse in qualche modo il primo segnale di questo riaggiustamento che Medusa sta facendo e che il cinema dovrebbe fare probabilmente, quindi è assolutamente in linea con i nostri pensieri. Volevo dire due cose. Uno, che chiaramente frequentando anche noi un po' il mondo del cinema romano, tutti questi gossip su Medusa li abbiamo sentiti anche noi, ed essendo la prima volta che poi lavoriamo con loro e ci stiamo provando bene, e non è facile in Italia trovarsi bene con un distributore, sono contento di sapere da voce diretta che invece continuate bene. E in effetti io condivido in pieno questa affermazione. Io credo che il cinema italiano, senza far diventare povero nessuno, non so come dire, perché spesso le maestranze confondono questa cosa, io credo che il cinema italiano debba adeguarsi al mercato, e i film devono essere fatti, e non è difficile, io ci tengo a dire, non è difficile, con dei costi che sono dei costi adeguati al mercato, perché se uno fa, i film italiani costano, io credo in una percentuale tipo nell'80% dei casi più di quanto incassano, e questa cosa non è solo un problema di mercato, è proprio che non fa bene al cinema, perché si finisce per fare film per altri motivi a volte misteriosi, e invece i film bisognerebbe farli perché ci vada la gente a vederli. Esatto. Quindi noi rinnoviamo l'appello, e anzi lo trasformiamo, è forse ancora più efficace, non è un appello fatto da un distributore ma un appello fatto da un autore. Ecco Marco, i tuoi colleghi come... Siccome quello che ha detto poco fa Giampaolo è patrimonio di pubblico dibattito tra gli addetti ai lavori, questa cosa di contenere i costi, sì, i tuoi colleghi come hanno vissuto questa idea che bisogna un po' ridimensionare e contenere cachet e quant'altro? Guarda, io sono una persona, per chi mi conosce, noto per essere poco diplomatico, quindi non ti darò una risposta diplomatica. Che carità. Io non credo che i miei colleghi questa cosa la prendono sempre bene, ma io credo che sbagliano. Io credo che sbagliano perché sia sbagliano proprio a livello etico, e sia sbagliano a livello anche egoistico, perché in questo modo, senza accorgersi involontariamente, non gli faccio polemica, uccidono il cinema italiano, perché se il cinema italiano, che poi si confronta nel mercato, no, con i film americani, no, non riesce, come invece fanno benissimo gli americani, a confrontarsi bene con il mercato, finisce per morire o per diventare una specie in estinzione finanziata solo dallo Stato e fatta solo per interesse culturale nazionale, mentre invece il cinema deve essere fatto per interesse, divertimento, gente, più che per interesse culturale nazionale. Non so se mi spiego, sintetizzo un po' il mio pensiero, spero che risulti comprensibile. Insomma, chiarissimo. Diciamo che un tempo c'era lo slogan lavorare meno, lavorare tutti, adesso è guadagnare meno per guadagnare tutti.
La possiamo mettere così. Assolutamente, ma anche per lavorare tutti, nel senso che poi forse con un tempo forse aumenta pure la quantità delle produzioni, se queste produzioni costano meno. Perfetto. Sottoscrivo, se posso inserirmi. Assolutamente. Aggiungendo un altro elemento, cioè oggi come oggi e nei prossimi mesi sarà così, se non peggio, per qualche centinaio di migliaia di euro su un budget magari di mediamente di un film che costa tra i 3 e i 4 milioni, per poche centinaia di migliaia di euro nella trattativa con qualcuno dei soggetti può saltare un film. Allora queste persone devono sapere anche che hanno la responsabilità in un momento come questo di non far lavorare quelle 30, 40, 70 persone che per settimane lavoreranno su quel set. Quindi anche in un momento così delicato trovo che sia una responsabilità in qualche modo etica o morale. È una verità assoluta questa, lo dovrebbero capire forse primi fra tutti i produttori.